come ben sapete, visto che siamo in zona rossa, chi come me non vive in montagna non ci può andare, a meno che non inizi a dare i numeri come abbiamo fatto noi e quindi decide di pedalarsela da Uboldo fino al Boletto. Grande, eh? E quindi, come potete immaginare, io, Ale, Teo e Uslo abbiamo deciso di partire dai nostri rispettivi paesi, pedalare fino a Como, salire la salita di Brunate, che per chi non lo sapesse è anche una delle salite, diciamo, più toste del Giro di Lombardia. E una volta che si arriva al faro di Brunate, non finisce qui, anzi continua a pedalare in salita fino a raggiungere la cima del Monte Boletto, dall'alto dei suoi circa 1200 metri. Da lì, per non farci mancare niente, l'idea era di fare il tobogone per scendere poi fino a Tavernerio. Ovviamente a un certo punto abbiamo sbagliato e a metà siamo scesi per il trail Pinera. Veramente, devo dire, però, due trail molto soddisfacenti, a parte la prima parte Boga, che invece secondo me era molto conciata, e quindi la mia bellissima Scott Aspect con l'incredibile forcella da 80 mm, diciamo che non era proprio il massimo, però si fa quel che si può con quel che si ha e ci si diverte sempre. Perciò passiamo al racconto della giornata. Sostanzialmente le previsioni davano un tempo non proprio ottimale, quindi abbiamo ritardato di un'oretta la partenza. Ce la siamo presa molto comoda, abbiamo deciso di salire dal Parco dell'Ura facendo i vari sentierini che c'erano anche all'interno, senza esagerare troppo, perché poi comunque era ancora molto lunga la giornata. Infatti il totale complessivo è stato di circa 85 km per quasi 1800 metri di dislivello positivo. Non penso di averli mai fatti neanche in montagna, se non in qualche gara di trail ai tempi d'oro. Fatto sta che la sfiga ci vede benissimo e lungo tutta la giornata ci sono stati problemi con le biciclette. Per primo subito Teo, che al Parco dell'Ura ci ha avuto problemi sul bilancino del cambio. Oh, dai. Teo? Ehi là! Abbiamo qua due ingegneri, un Croce Rossino ex ormai e poi Cecerio 95. No clickbait. Di seguito la mia bici, che la catena non ne voleva sapere di star dentro, sia durante la salita sia anche durante la discesa. La mia catena! I cazzo di sassi tutti scivolosi. Ma comunque abbiamo attraversato il Parco dell'Ura, ci siamo divertiti un sacco. Accio! Poi via! Stiamo facendo una cazzata di quelle colossali. La settimana prossima andiamo in grignetta. Partiamo. No, grignetta. Con anche la, con anche la salita dei Resinelli e poi si sale con i ramponi. Qui davanti abbiamo Sella Round Experience. Vado lì, sembrano due pro, figa. Io te con le bici delle Barbie. Poi guarda il pompaccio di Uslo, figa. Si inizia la salita mortale. Inizia, inizia. I piedi sui pedali! Peter Sagan! Piega giù! Giù tutta! Giù sui manubri! Di qua? Guardo della morte! Vado più dentro della pesante. Il mio nome è Johnny! Johnny in punto! Che te lo punta! Sta salita alla morte! Ciao! Ti metti di ricordo che noi dobbiamo andare ad ancora a Brunate oggi, eh! Evitiamo di far troppe robe mortali! Sì, ma è lunga la salita dopo, eh!
Poi è stata la volta della sofferenza atroce, la salita fino a Brunate. Ben arrivati a Como, sulla Napoleona, giù in Carena e via. Adesso si parte, signori, sulla strada sale, nessuna pietà, vorrei avere la mia bici da corsa in questo momento. E adesso Marco tira fuori l'altro Marco che c'è in te. Non sto parlando del tuo, tira fuori il Pantani che c'è in te. Ale è duro, che questo è il pezzo peggiore. Piedi sui pedali. Dai, il pirata, quando la strada sale non ti puoi nascondere. Mo 19. Hai finito di cambiare? Perché te non cambi mai? Per te la bici che il problema è la birra. Ma io amo i miei problemi. Allora, perché qui fai chimica mentre sali. Vedi? ATP in acido lattico. Energy. Energy. Allez, monsieur. Hop, hop, hop. Allez. Oh. Allez, monsieur. Fa culo. Eccomi qui, in tallonaggio a Uslo, che cerco di tirargli la crepa. Oh no, Uslo. Non penso di averti dovuto parlare. Lei è duro, uomo. Non fa male. Farà male domani. C'è una pecora. Fuga finale in solitaria. Su Brunate. Inizio a vedere le pecore. Non è un buon segno. Ciao. Opinioni a caldo dopo la salita. Amore il culo. Che è quello e le maniche sono pezzatissime. L'ho rovesciato. Guarda un po' te. Non so davvero. Non so se devo fare la vita. Dai, sporcato la GoPro. Vabbè, cioè, ma hai mai visto Roby Braguato aprire una birra così? Roby, quando vuoi, dove vuoi, gara di birrette. Taggate tutti Roby Braguato sotto sto video. Dopodiché gli ultimi sforzi fino alla cima del Boletto. Eccoci qua, dopo Brunate, pausa birretta, tutti belli freddi, tutti a crampare. E riprende la salita. Ce la dobbiamo raggiungere, la bocchetta di Molina. Poi da lì si scende. Ciao. Paura di cosa mi attende. Questo è il pezzo duro, credo. E spero. Vaffanculo. Io spingo. Aceti, dai aceti, cazzo! Dai regà che qui spiana! Guarda che culo che alzo stanno! Si vedo la nebbia! Esatto, nella nebbia! Yes! Bella regà! Sì, ma siamo arrivati in cima, adesso è tutta discesa! E da qui, piacere più assoluto in discesa! Wow!
È lui! Credo. Stai alto! Che cazzo è? Guarda la figa! Sì, con questa! Guarda, è tutto scivoloso! Qua tutti abituati alle Dolomiti, tutti bei sentieri. Benvenuto nel Triangolo Ariano, bro. Minchia, regà, al limite la biciclettina qui. Porca, si salta. Bella raga, spettacolo su questo. Figa! Minchia che jolly! Minchia!
Bella Teo. Io metto via Keyway adesso, alzo la sella. Poi io, non vuoi berti anche un'altra birretta all'Esselunga di Camerlata? Birrettina post giro, apertura tattica. E via. Tipo lo giro 95 era molto fuori giro. Sì, proprio un piattini là dentro. E da qui ritornati totalmente sfatti, cadaverici, ma molestissimi verso casa. Niente, comunque la gamba ha mollato. C'è la morte fisica e cerebrale in arrivo. Avresti voluto essere te al posto suo? Sto facendo il video. Bravo, demonetizzato. Pericoloso. Ultima salita. No, penultima, è vero. Ma non fa male. Sì, uomo, non fa male. Pregno nei nostri quadricipiti. Sono solo due tornanti, ma qui è il momento in cui ci si alza in piedi sui pedali. Matteo Van Der Cerio. Non è l'ultima, ma a noi ci piace credere così. Ecco la situa, 81 chilometri circa. Gli altri sono arrivati a casa. A me ne mancano ancora due o tre con le gambe totalmente devastate. Però tutto sommato ne valsa la pena. E lo so, raga, in discesa avrei dovuto spingere di più, ma come potete vedere la mountain bike non è propriamente lo sport in cui eccello. Però mi diverto comunque. Però questo è quello che sono riuscito a dare. D'altronde, in situazioni eccezionali come quelle che stiamo vivendo da un anno a questa parte, se ci teniamo veramente a fare qualcosa, alla fine dobbiamo anche andare oltre quello che potrebbe sembrare per noi una barriera. Volete andare in montagna? Le soluzioni ci sono. Bisogna solo aver voglia, però con la testa si riesce ad arrivare ovunque. Questo consiglio penso valga veramente in ogni cosa. Comunque io, come sempre, spero abbiate gradito le immagini, spero vi sia piaciuto. Purtroppo al momento non vi posso portare in montagna a fare ciò che facevo prima, ma sperando di tornarci al più presto. Io vi invito a rimanere sempre aggiornati seguendomi sui miei account social che vi lascio qui. Vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e condividere il video con i vostri amici se vi è piaciuto. E io spero di vedervi tutti presto in montagna. Alla prossima!